Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'Open Day del Master di secondo livello in Geostatistica per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Io sono Mattia Monegato, team di SMART, Fondazione Università degli Studi di Padova, e vi darò delle veloci informazioni di carattere logistico, diciamo così, per la buona riuscita dell'Open Day. Invitiamo innanzitutto nel tenere disattivato l'audio durante l'illustrazione dei relatori. Invitiamo però altresì nel registrare ed appuntare eventuali domande e richieste che vi sorgessero in mente, diciamo, durante l'illustrazione, utilizzando lo strumento chat di Zoom. Tali domande, con tutte le domande che volete fare, anche in audio, verranno riprese nella fase finale dell'Open Day, che è proprio dedicata al confronto con i relatori. Non mi resta ora di passare la parola al professor Pirotti, direttore del Master. Prego, professore. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. In questo Open Day vorremmo farvi vedere le cose che facciamo, che imparerete, che imparano i discenti del Master, facendovi vedere alcuni esempi e vogliamo anche darvi ovviamente delle informazioni riguardo al Master. Quindi iniziamo subito a condividere lo schermo. Ecco qua. Allora, la prima cosa molto importante che vorrei comunicare è che questo Master è condiviso con l'unità di biostatistica ed epidemiologia dell'Università di Padova e il Dipartimento TESAF, Territorio e Sistemi Agroforestali. Quindi è un master multidisciplinare, proprio come vedrete anche negli esempi, che però ha come, diciamo, filo conduttore il fatto di usare dei dati geospaziali, quindi geolocalizzati nel territorio, e usarli ovviamente per analizzare, monitorare, fare predizioni riguardo alla salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Quindi si va a andare su applicazioni ambientali, su applicazioni mediche e su applicazioni anche veterinarie. E alcune informazioni riguardo al master, diciamo, iniziamo un attimo a far vedere appunto come questa collaborazione poi si esplica in 6 moduli che vedremo, in cui vedremo alcuni esempi brevemente. Ovviamente, quindi si parlerà di gestione dei dati geospaziali, quindi dove arrivano questi dati, come arrivano, quale accuratezza hanno. Si parlerà di telerilevamento, quindi di utilizzo dei satelliti e come si integrano tra di loro dei dati da provenienze diverse. Satelliti a volte adesso arrivano anche da droni, da sensori a terra, quindi veramente abbiamo la disponibilità di tante, tante fonti sorgenti di dati. Poi i colleghi appunto parleranno di geostatistica, di profilazione delle aree ad alto rischio, di rilevamento dei cluster e di identificazione di sorgenti, appunto, di cui parleranno con alcuni esempi molto interessanti. Le lezioni iniziano a novembre, a fine novembre, e terminano, a settembre, a fine settembre. La cosa particolare del master è che, sono lezioni a distanza, quindi ci sono dei video didattici, quindi voi potete seguire i video quando avete tempo, non ci sono giornate specifiche con lezione. Voi dovete, le lezioni sono su video a cui voi potete accedere liberamente quando volete. I video sono seguiti comunque da homework, ci sono degli homework che devono essere completati per poi passare con successo, avere l'idoneità e avere il certificato del master. Quindi la sede delle lezioni è online. Il master appunto dura, come abbiamo visto, quasi un anno, ci sono 6 moduli, questo l'abbiamo già visto, ogni modulo è organizzato in 3-4 settimane, seguito da una settimana di pausa, dove appunto si possono completare i compiti, appunto i quiz, i test che servono poi per essere valutati. E ogni settimana sono erogate dalle 2 alle 4 ore di didattica online, quindi un totale di 21 settimane e 10 settimane di project work. Quindi voi alla termine del master dovrete fare della ricerca usando gli strumenti su cui avete seguito le lezioni per completare un project work, quindi un progetto con dei dati che, se voi avete dei dati vostri, potete utilizzare dei dati, perché alcuni magari già lavorano e quindi hanno disponibilità di dati, alcuni invece, volendo, possiamo fornire noi dei dati e degli obiettivi. Qui ripeto, quindi vado veloce, le lezioni sono registrate e disponibili sulla piattaforma Moodle, quindi potete accedervi e rivedere la lezione tutte le volte
che ritenete necessario. Molto importante, ci sono degli homework, quindi venite valutati e viene data una valutazione e di conseguenza il lavoro può essere fatto in autonomia. La prova finale quindi sarà la valutazione, come vedete sono diversi quiz e compiti che dovete completare e in più viene valutato anche il project work finale. Il project work poi viene concretizzato in una piccola relazione e in una presentazione che viene fatta durante la prova finale. La comunicazione ovviamente piena disponibilità a rispondere a eventuali domande sia tramite email dirette che tramite forum. Ci saranno comunque anche dei dibattiti aperti sulla piattaforma Moodle. I docenti provengono sia dall'Università di Padova ma anche da altre università e ovviamente, come abbiamo detto, sono docenti di materie molto diverse tra loro, quindi il master ha dei contenuti veramente interdisciplinari. Sono anche dei seminari invitati, specialmente dei workshop che vengono organizzati e chi segue il master viene invitato a seguire determinati workshop attinenti al tema del master. Ecco, questa diciamo era un po' l'introduzione, la struttura del master. Cominciamo con un po' di esempi. Quindi abbiamo visto i 6 moduli. Io parlerò un attimo insieme al mio collega Marco Piragnolo di gestione di dati geospaziali e di telerilevamento e poi passerò la parola alla professoressa Catalan per alcuni esempi sui moduli successivi. Allora, quello che si impara durante il master è a gestire questi dati. Molti di voi hanno familiarità con la posizione del GPS quando navigate, quindi sapete quando andate in macchina avete la vostra posizione, oppure sentite parlare di satelliti, di utilizzo dei satelliti. Ecco, sono tutti dati che vengono utilizzati nel master utilizzando dei software ovviamente ben specifici. A volte alcuni di voi forse hanno sentito parlare di sistemi informativi territoriali, di GIS, e queste diciamo sono software dedicati proprio all'utilizzo di dati che hanno una loro collocazione nel territorio. Questa è la cosa che definisce il master, cioè l'utilizzo di questi dati localizzati nel territorio, che sono sempre più frequenti, perché anche quando andate in giro con il vostro cellulare, quando mandate un messaggio su Facebook, su Twitter, eccetera, se le impostazioni non lo negano, questa informazione ha una sua geolocalizzazione e quindi vengono utilizzate e possono essere sfruttate per varie operazioni. Quindi impareremo a raccogliere questi dati, a strutturarli, perché veramente sono informati molto diversi tra loro, e lì poi verranno utilizzati, trasformati per essere utilizzati in dei modelli, per essere visualizzati e poi per essere comunicati in modo adeguato a seconda del bisogno per chi poi deve prendere delle decisioni. Lascio adesso la parola a Marco che vi farà vedere un esempio. Adesso apro per lui la sua presentazione. Un esempio molto interessante che riguarda proprio i cellulari, che sono stati usati per georiferire dei visitatori di un parco urbano. Adesso lascio la parola a Marco. Grazie Francesco dell'introduzione. Beh, intanto mi presento, mi chiamo Marco Piragnolo, sono un assegnista presso il Dipartimento TESAF e da molti anni mi occupo di GIS e di Remote Sensing. E appunto in questa presentazione vediamo un utilizzo pratico di come mappare i visitatori di un parco urbano ma con il cellulare. E questo perché? Perché l'idea è nata da un progetto, un progetto che si chiama VarCities, che si pone come obiettivo di trovare delle soluzioni innovative per acquisire dati e migliorare il benessere dei cittadini che frequentano il verde urbano, quindi sono esposti al verde. E siamo in collaborazione anche col Dipartimento di Psicologia e per fare questo utilizziamo una
varietà veramente ampia di sensori e anche i cellulari, perché il cellulare ormai ci permette di avere il posizionamento GPS, è low cost e possiamo darlo veramente a qualunque utente. Quindi questa è un po' la nostra cornice e gli obiettivi che ci siamo posti. Intanto il cellulare ha un GPS, ma è un GPS di scarsa qualità. Quindi la domanda è, ma veramente possiamo utilizzarli per mappare gli spostamenti e con quale accuratezza? Perché non è un GPS di precisione. E se è possibile farlo, possiamo identificare magari quali sono le aree di interesse all'interno di un parco, quindi dove il visitatore va di più, perché magari lì ci interessa mettere un sensore per monitorare la qualità dell'aria, la temperatura o altre variabili. E una volta raccolti tutti questi dati, chi è che può beneficiarne? Cioè come trasformiamo questo dato in un'informazione utile a qualcun altro? Ecco che la nostra area di test è il parco di Villa Bolasco. Villa Bolasco si trova a Castelfranco Veneto, è una villa di proprietà dell'università con un parco, e poi vedremo i dettagli, molto ampio. È un parco di 8 ettari, quindi per chi è familiare con Padova, il parco Iris sono circa 6 ettari, questo è più grande del parco Iris di Padova. Abbiamo 1000 alberi, cosa molto fondamentale per la nostra acquisizione, di cui 10 monumentali. Perché è importante? Perché la morfologia di questo parco è estremamente varia. Ci sono 1000 alberi, quindi vuol dire una copertura delle chiome molto importante e impatterà sul rilievo del GPS. Ci sono delle collinette, e le possiamo vedere in questo modello digitale del terreno che è l'immagine a sinistra. Queste aree più scure sono le collinette che abbracciano una zona depressa, che è un'arena cavallerizza. Qui abbiamo circa meno 12 metri di elevazione rispetto al suolo. Questo modello del suolo si chiama modello digitale del terreno DTM, è un prodotto cartografico che si usa moltissimo in GIS e che voi sicuramente utilizzerete. E l'abbiamo prodotto da un rilievo laser da drone. Nella mappa di destra vedete anche questa linea rossa, che è un percorso pedonale che fa tutto il giro del parco. E all'interno del parco c'è un lago. Quindi potete bene immaginare quanto sia complessa e come morfologia l'area, ma anche quali punti di interesse potrebbe suscitare in un visitatore. Allora, qual è stata la nostra metodologia? Fare un rilievo cinematico, quindi in movimento con lo smartphone, ma anche con un GPS. Io ho messo RTK, che è un GPS di alta precisione e quindi una precisione centimetrica in tempo reale. E questa sarà la nostra traccia di riferimento. Abbiamo fatto dei rilievi statici, poi fermandoci anche in alcune aree per simulare quello che l'utente potrebbe fare. C'è una parte di accuratezza del rilievo e poi una parte pratica dove effettivamente i partecipanti hanno acquisito i loro dati. E poi la produzione della cartografia. Questo è un po' lo schema della nostra acquisizione, il GPS differenziale al centro, i cellulari ai lati e poi li abbiamo portati in giro con un carrello e un'asta ad un'altezza consona in modo da avere la miglior visibilità del cielo, al netto però della copertura degli alberi, che come vi ho detto è importante e che ci introdurrà degli errori nel posizionamento. E su questa slide veramente 2 secondi e avrete tempo nel master di affrontare questo tema che è particolarmente importante sull'autocorrelazione temporale. Vi basti sapere che dopo un certo intervallo di tempo, circa 30 secondi, abbiamo una variazione nel nostro caso in questa autocorrelazione. E nel calcolo poi del posizionamento e della velocità gli errori tendono a essere annullati. E
In questa slide, anche qui vado veloce, è solo per mostrarvi cosa succede in un rilievo cinematico. Gli errori tendono a essere abbattuti e siamo in circa un'accuratezza di 2-3 metri, cosa che però non accade se noi ci fermiamo. E questa è una caratteristica molto importante poi nell'acquisizione dei nostri dati. E mi fermerei di più a farvi vedere l'applicazione pratica. Allora, in questa immagine molto confusa sono i tracciati di 86 partecipanti ad un test di psicologia. Cosa dovevano fare? Potevano esplorare liberamente il parco senza seguire il percorso e quando trovavano qualcosa di interessante dovevano fermarsi, compilare dei questionari e scattare delle foto georiferite e si portavano dietro lo smartphone con il quale abbiamo acquisito il percorso. Quindi noi avevamo, diciamo, un campionamento con lo smartphone, una serie di questionari valutati dagli psicologi e degli elementi positivi e negativi. Quindi la domanda è: ma quali sono state le aree più battute all'interno del parco? Ecco che qua si comincia a parlare di gestione del dato, perché il GPS del cellulare mi dà un formato GPX che poi devo trasformare su un formato GIS che utilizzerete nel corso per produrre una cartografia. E chiaramente il dato è un dato sporco, va ripulito da eventuali outlier. Questo l'abbiamo fatto in R. E la velocità viene sia acquisita dallo smartphone, ma viene ricalcolata, e anche la direzione del movimento, perché quella del cellulare purtroppo non è affidabile nel momento in cui noi lo mettiamo in tasca. Quindi se non andiamo in giro con lo smartphone nella posizione corretta, il dato che ci dà è un dato sbagliato. E il calcolo appunto è stato fatto in R per poi classificare i vari percorsi secondo delle classi di velocità. Anche qui le classi di velocità sono state ovviamente scelte in base a una letteratura, considerando che una persona però ferma, nel nostro caso, non era immobile, ma si guardava attorno per descrivere e scattare la foto, eccetera. In questo esempio abbiamo in rosso, diciamo, dove le persone si sono fermate, e il triangolino bianco è la direzione, ed effettivamente da questo punto di vista si ha una bella panoramica sul parco e sul lago e sono state scattate veramente tantissime foto. E subito dopo la gente ha ricominciato a muoversi in maniera piuttosto rapida per raggiungere qualche altra posizione. Filtrando tutti questi dati, siamo quindi passati da una situazione di confusione come questa a calcolare una heatmap di concentrazione dei nostri punti sulle classi di stop, quindi dove effettivamente la gente si è fermata. E considerate che avevamo anche il doppio check con sia le foto scattate sia con i test compilati. Ho ancora un minuto, ce la facciamo. E qual è la caratteristica importante di questa immagine? Che sì, abbiamo individuato degli hotspot, che sono le aree rosse, però non era sufficiente, ci siamo resi conto che non tornava completamente con i questionari. E quindi all'interno di questi quadrati, che sono di 50 metri, siamo andati anche a valutare qual è stato il tempo speso dagli utenti. E ne è venuto fuori una seconda mappa che ha il tempo sovrapposto alla heatmap e mi evidenzia che quest'area della Cavallerizza, la famosa depressione di 11 metri, eccetera, in realtà è un'area molto battuta perché è un'area molto ampia, ma le foto vengono scattate da tantissimi punti tutto attorno. Quindi io non ho una concentrazione in un hotspot specifico, ma è molto distribuita in quell'area. E i colleghi di psicologia hanno confermato che effettivamente questo era uno dei punti di maggiore interesse, oltre a quel punto che abbiamo visto prima vicino al lago e la parte, diciamo, iniziale, dove qui ci sono un paio di strutture che colpiscono, catturano molto l'attenzione.
Questo è un semplice esempio per farvi vedere come il dato da un cellulare poi possa finire in un ambiente GIS, perché queste sono tutte elaborazioni alla fine GIS che vengono fatte e poi diventano un prodotto per i colleghi di psicologia o per insomma, altri ricercatori. Grazie Marco. Passo subito brevemente 5 secondi sul telerilevamento e poi passo la parola alla professoressa Castellan. Riguardo al telerilevamento vi faccio vedere solo una slide, che è quella anche della più rappresentativa, nel senso che adesso questi sensori consentono di mappare non solo la copertura del suolo, la tipologia di suolo, quindi il verde urbano, eccetera, ma anche l'inquinamento, che ovviamente è ovviamente legato alla salute umana. Quindi si imparerà a utilizzare questo strumento, che sta diventando sempre più importante, per il semplice motivo che c'è un investimento sui satelliti, quindi sui sensori satellitari, sempre più importante. Cioè, sia ditte private che pubbliche stanno investendo sullo space technology, Earth Observation. E con questo poi adesso vorrei lasciare la parola alla collega professoressa Catalan per l'altra parte. Prego Dolores. Sì, ora condivido. Okay. Vedete? È arrivato? Sì, ok. Bene, allora io buongiorno a tutti. Sono professore associato qui a Padova di statistica medica e un po' giustifico il nome di geostatistica del master. Quindi questo è un po' la parte che cosa viene dopo quello che Francesco e i suoi colleghi insegnano, quindi il rilevamento dei dati da satellite o con i cellulari, come trasformare questi dati in qualche cosa che sia leggibile. Perché la parte di geostatistica è molto importante? Beh, perché diciamo questa disponibilità di sistemi geografici informativi, anche gratuiti, come quelli che vengono utilizzati nel master, ha fatto sì che sempre più ci sia la disponibilità di dati georiferiti o che i dati possano essere facilmente georeferenziati. Io mi occupo anche di epidemiologia geografica umana e quello che sempre più si fa è georeferenziare la residenza di soggetti con determinate malattie. Perché? Perché molto spesso siamo interessati a capire se ci sono degli aggregati anomali di queste malattie. Pensiamo alle leucemie nei bambini, per esempio. Allora, è facile con gli strumenti georeferenziare l'indirizzo. Quello che non è facile è capire quale indirizzo, per esempio, deve essere georeferenziato. Comunque, quello che la parte di statistica nel geostatistica è perché se io ho una struttura di tipo spaziale o di tipo anche spazio-temporale, pensiamo semplicemente alle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, non sono solo collocate nello spazio, ma abbiamo dati che volendo sono disponibili per, non lo so, ogni 10 minuti, ogni 15 minuti, quindi abbiamo due dimensioni, abbiamo la dimensione spaziale ed abbiamo la dimensione temporale. Quindi la statistica entra in gioco perché ci vogliono delle modellazioni particolari per questo tipo di dati. Vogliamo considerare che i dati sono vicini o lontani nello spazio, che i dati sono vicini o lontani nel tempo. Quindi le modellazioni statistiche devono tener conto di questo. E lo dico subito, proprio per forse anche anticipare qualche domanda, non è un master di statistica e le basi che servono per i modelli che noi presentiamo vengono introdotte nei vari moduli del master. È più geostatistica nel senso che noi diamo delle informazioni molto applicate
diamo dei metodi molto applicativi con delle basi teoriche su cui ci sono delle lezioni appunto introduttive sui modelli che possono servire nelle analisi statistiche. Allora, quello che dicevo prima, è molto facile oggi avere la disponibilità di dati georeferenziati, di dati spaziali, e sembra anche molto facile con i software, anche gratis, vi dico, fare delle mappe dei dati che abbiamo a disposizione. Però non è facile capire che cosa dobbiamo mappare. Non è facile ripulire il dato, come ha fatto vedere Marco prima della mia presentazione. Ma non è neanche facile, facciamo una mappa, le curve di livello, piuttosto che dei cutoff, come presenterò dopo. Ma supponiamo che abbiamo lo stesso fenomeno e lo vogliamo confrontare nel tempo. Dobbiamo usare gli stessi cutoff o dobbiamo usare dei cutoff diversi nelle due mappe? Vogliamo far emergere un gradiente geografico in tempi diversi? Bisogna ragionare su che tipo di rappresentazione geografica effettuare. Ma anche una domanda in termini tecnici, quello che vi verrà insegnato nel master è: utilizziamo una scala relativa o utilizziamo una scala assoluta per le nostre rappresentazioni geografiche? Quali colori scegliere? È chiaro a tutti che quando si fa vedere le mappe variano dal rosso al verde generalmente. Ma come ritornerò dopo, non è la soluzione migliore, perché se siete daltonici e usate scale di verde o scale di rosso, non distinguete ciò che è alto rischio, per esempio, da ciò che è a basso rischio. Quindi anche il semplice quali colori scegliere è una cosa che vi verrà insegnata nel corso del master. Ora io vi presento alcuni esempi che coprono tre fondamentali topic degli ultimi moduli del master. Il primo è la geostatistica proprio. Cosa vuol dire? Questo è un esempio reale, ci sono degli articoli pubblicati. Abbiamo un disegno dello studio che è un disegno geografico. Qui siamo in un'area particolare, Milazzo. Milazzo è un sito di interesse nazionale. Qui abbiamo una raffineria, un impianto petrolchimico, una centrale elettrica, abbiamo un porto che è veramente molto trafficato, abbiamo qui l'autostrada, quindi un'area a forte pressione ambientale. Qui il dubbio è un esempio di umano, perché il dubbio qui era che i bambini sottoposti a questa pressione ambientale possano avere dei disturbi respiratori che sono più alti rispetto a bambini che vivono in altre zone. Quindi il disegno dello studio qui è stato fatto dai ricercatori. Cosa è stato fatto? Sono stati piazzati, eccoli qui, 21 dosimetri passivi. I dosimetri passivi sono delle specie di centraline, diciamo così, che rilevavano l'SO2 e l'NO2 nell'atmosfera. Allora, il disegno dello studio cosa dice? Il disegno dello studio dice: piazziamo i dosimetri passivi nei 21 cortili delle suole, li lasciamo lì 7 giorni, quindi la media dell'NO2, per esempio, in questo caso è una media settimanale, e lo facciamo per 12 settimane. Quindi abbiamo una struttura geografica, ma abbiamo anche una struttura temporale. Qual è l'idea sottostante ai dati geostatistici? Che noi misuriamo il fenomeno che ci interessa soltanto nei punti georiferiti dove abbiamo collocato la centralina. Ma in realtà siamo interessati a una superficie continua, perché l'anidride solforosa, anche l'NO2, sono dei fenomeni continui che noi misuriamo soltanto su alcuni punti dello spazio. Quindi l'obiettivo di questo particolare modulo, che è la geostatistica, è costruire delle mappe, delle mappe continue, predire su tutta l'area di interesse, in questo caso l'NO2, e vedere se ci sono degli andamenti geografici particolari. Qui il verde è l'area ad elevata NO2, qui c'è tutta la zona industriale, l'NO2 fa le cappe, si dice, e quindi è molto stabile nel corso delle 12 settimane. Non ve l'ho fatto vedere qui, ma se vi mostro l'SO2, che è più volatile, fa l'8,
qui, sempre perché l'SO2 viene fuori dal pennacchio della raffineria, quando c'è la fiamma esce l'SO2, in base a come tira il vento, ci sono delle aree nelle 12 settimane a diverso rischio. Quindi l'NO2 è stabile, l'SO2 forma delle aree di rischio diverse a seconda delle settimane che noi prendiamo in considerazione. Quindi questo è il primo modulo. Vedo un fenomeno che è continuo soltanto su alcuni punti e sono interessata a predire tutta la superficie dell'inquinante, in questo caso, che mi interessa. Tutti gli esempi sulle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, non sui dati del satellite, ma sulle centraline di monitoraggio, sono esempi di questo tipo. Le centraline dell'ARPA misurano il fenomeno solo su alcuni punti, ma la superficie delle polveri sottili è continua, non è presente solo sui punti in cui viene rilevata. Passo a un altro argomento, la profilazione delle aree ad alto rischio. Qui ragioniamo per lo più su dati raccolti a livello aggregato. Questo è uno degli esempi classici. Il nuovo atlante della mortalità degli Stati Uniti è uscito nella seconda metà degli anni 90, ci hanno messo tantissimo a costruire questo atlante, non solo per decidere che cosa mappare, e questo sarà uno degli argomenti che prendiamo in considerazione, perché provate a pensare, mappo il numero di casi osservati per una certa malattia nei nostri comuni del Veneto, ma il numero di casi osservati dipende dalla grandezza della popolazione nel comune in cui li osserviamo. È ovvio che se prende in considerazione, che ne so, il tumore al polmone, un comune piccolino di 1000 abitanti non può produrre nello stesso periodo un numero di casi di morti per tumore al polmone grande come quello di Padova. Quindi i dati areali soffrono di questo problema, che ciò l'effetto di dimensione della popolazione nell'area che mi interessa va eliminare. Quindi noi vedremo dei metodi del MAPPE per eliminare questo effetto di diversa grandezza demografica della popolazione nelle aree che sto considerando. Qui negli Stati Uniti hanno deciso di mappare quello che è il tasso standardizzato di mortalità, che è una delle cose che vedremo nel master. Quello che è curioso di questo atlante è che per decidere questi colori, come vi dicevo prima, che colori usare non è facile. Ci sono state una decina di anni di ricerche degli psicologi per capire quali erano i migliori colori che potevano essere utilizzati per capire quali sono le aree a basso rischio, quelle in azzurro, dalle aree ad alto rischio, quelle in marrone. Non usano l'effetto semaforo dal rosso al verde. Non si può usare, i daltonici non vedevano le gradazioni di rosso e le gradazioni di verde e non sapevano cosa era alto e cosa era basso. Quindi 10 anni di ricerche solo sulla percezione del rischio in base alle tonalità di colore che venivano utilizzate. E questa è già una bella mappa quando consideriamo i dati reali. Abbiamo già dei software che ci permettono di fare le mappe. Ma guardate, queste due figure che vi ho messo qui sono tratte dal più famoso e citato articolo di statistica che considera il trattamento dei dati raccolti su scala areale. Lo ridico, numero di eventi per comuni in una determinata regione. All'epoca non avevano i software che gli permettevano di fare le mappe. E questa è una rappresentazione geografica dei distretti della Francia, che è molto interessante perché dal punto di vista modellistico del loro modello, quello che loro propongono ed è quello che noi insegniamo al master, loro dicono: questo mi permette di dire che se io dentro qui ci metto dei numerini con i casi osservati, o ci metto dei numerini con la popolazione, o ci metto dei numerini con il tasso standardizzato di mortalità, riesco a vedere tramite questo grafichetto se quello che è vicino, cioè legato da una retta, ha dei valori più simili a ciò che non è legato da una retta. Quindi questo è il primo articolo che considera i dati areali, non presenta mappe, ma presenta questa struttura dei dati. Sono stati fatti passi avanti sulla struttura dei dati areali. Qui vi presento un esempio che è uno di quelli che
potremo tenere in considerazione durante il master, è che vi fa vedere cosa succede se io faccio la mappa di ciò che vedo senza trattarlo con i miei modelli statistici. Questa qui è una mappa, vedete, è un po' eterogenea, non si capisce bene se c'è una distribuzione spaziale. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di endometriosi, endometriosi nei comuni del Friuli Venezia Giulia. Tanto più nero è un comune, tanto più alto è il rischio di endometriosi in quei comuni lì. Però qui c'è un po' un effetto della dimensione del comune. Perché? Perché questo, per chi conosce più di Venezia Giulia, non ci abita nessuno. Quindi io qui magari ho un rischio che è alto soltanto perché ho due casi di endometriosi su una popolazione piccolissima. Tutte le modellazioni che noi vedremo nel master ci permetteranno di filtrare, di rimuovere questa variabilità dovuta ad una differente dimensione nella popolazione dei comuni dell'area di interesse. Il modello, quello che noi otteniamo una volta che abbiamo applicato i metodi che ora non sto qui a descrivervi, è questa mappa sulla destra, che è molto più bella da leggere. Si vede un gradiente geografico molto più ben definito ed eccoci qua, ci viene fuori un cluster nel SIN di Grado e Marano. Il perché non si sa, c'è un articolo pubblicato che si pone semplicemente la domanda di perché troviamo un cluster proprio in queste zone che sono un sito di interesse per la bonifica nazionale. Passo all'ultimo esempio. L'ultimo esempio è di epidemiologia veterinaria, è un esempio di clustering. Allora, qui il disegno era un po' particolare perché ci servivano i GISMEN come Francesco e Marco per disegnare lo studio. Cosa hanno preso? Hanno preso la città di Napoli, hanno sovraimposto sulla città di Napoli una griglia regolare di un chilometro per 700 metri. Dentro ciascun rettangolino abbiamo disegnato un transetto, considerando si può fare se ho le mappe, se ho la presenza, per esempio, dei condomini. Allora, dentro qui è stato identificato un transetto di un chilometro. Dopodiché, che cosa si è fatto? Si è preso i ragazzi, facevano una passeggiatina tra le 7 e le 9 della mattina e contavano le feci di cane sul transetto e ne campionavano 3 a caso. Questo era il disegno dello studio. Allora, è qui quello che si mappa, perché poi queste feci di cane venivano sottoposte a controlli coprologici, quindi venivano controllate per la presenza di vari parassiti. Allora qui è su scala occhio areale è mappato, in base a certi cut-off, che cosa? La presenza di feci canine sul territorio. Quindi abbiamo anche un numero per ciascun transetto delle feci di cane che sono state trovate sul territorio. Ma di tutte quante abbiamo anche la georeferenziazione. Quindi noi abbiamo la longitudine e la latitudine della distribuzione delle feci di cane sulla città di Napoli. Non solo, ce l'abbiamo divisa per positiva e negativa, cioè le feci che erano negative ai parassiti e le feci che erano positive ai parassiti. Questo è uno degli ultimi moduli del master. C'è una distribuzione regolare della parassitosi canina nella città di Napoli oppure si evidenziano degli agglomerati, diciamo così, irregolari? Allora, qui abbiamo quello che si chiama un processo di punto marcato, non abbiamo solo la localizzazione, abbiamo anche l'informazione su un'altra variabile, la presenza e assenza del parassita. Che cosa vogliamo vedere? Vogliamo vedere se clusterizzano, se c'è una distribuzione regolare oppure no. Come si può vedere da due delle analisi che vedrete in uno dei moduli, rilevamento dei cluster, del master, si può vedere che non c'è una distribuzione regolare o per meglio dire dal punto di vista statistico casuale, perché noi studiamo la casualità, non c'è una distribuzione casuale, in particolare i casi tendono,
i casi di parassitosi tendono a clusterizzare tra di loro tra una distanza di 200 e 500 metri. Questa funzione si chiama funzione K di Ripley. Se questa linea, che è la funzione K per i casi osservati, stesse tra queste due bande, vuol dire che non osserviamo nulla di regolare, tutto casuale. Invece esce dalle bande, quindi si rileva una clusterizzazione delle parassitosi, soltanto dei casi. E come clusterizzano questi casi? Questo in termini tecnici si chiama general clustering, ma il clustering detection dov'è che trovo i casi clusterizzati? Usiamo un'altra statistica, usiamo quella che si chiama la statistica di chiusi sequenza. Qui si trovano dei cluster a piccola su piccola dimensione. Anche questo è uno dei metodi che verrà insegnato nel corso del modulo sul rilevamento dei cluster. La distribuzione è casuale oppure la distribuzione non è casuale. Quindi io mi fermo lasciando qualche domanda e lasciando soprattutto degli input importanti. Il disegno dello studio e che cosa? Il disegno dello studio implica il tipo di analisi che io posso effettuare. Non è facile capire cosa georeferenziare. È facile georeferenziare perché Francesco e Marco vi daranno tutti gli strumenti per georeferenziare in modo facile qualsiasi cosa che voi, su cui voi possiate essere interessati. Ma pensate per esempio a se qualcuno di voi lavora in epidemiologia umana o in qualche registro tumore. Georeferenzio che cosa? Georeferenzio l'indirizzo del soggetto al momento della diagnosi della malattia, ma noi sappiamo che da quando sono esposto a quando mi ammalo passa un pochino di tempo, quello che si chiama periodo di latenza. Quindi anche cosa georeferenziare è importante. Si esce un po' qui dai contenuti del master, ma bisogna pensare, soprattutto nel progettore, a quello che si fa. Come diceva Francesco, ci saranno degli special topics, sia dentro il master, per esempio le regressioni ecologiche, che come seminari che vengono offerti agli studenti del master. E in particolare qualcosa sul preferential sampling. Le centraline non sono posizionate in modo casuale, sono posizionate dove c'è più inquinamento. Quindi c'è un problema di distorsione, non sono distribuite in modo uniforme sul territorio. E poi c'è il geomasking, ci sono ora i problemi di privacy. Posso georeferenziare un individuo? Lo posso fare, ma quando produco la mappa magari devo sporcare un po' le coordinate. Francesco vi insegnerà a sporcare un po' le coordinate, però ci sono dei problemi su come possono essere analizzate i dati che sono geomascherati. E io chiudo qui con questi input sui special topics e rilascio la parola a Francesco. Grazie. E quindi siamo verso la conclusione. Condivido lo schermo. E per le ultime, diciamo, la parte finale e poi per aprire, diciamo, alle domande. Un secondo, condividi, ecco qua. Bene, quindi alla fine avete tutti i riferimenti, avete la pagina web e i contatti con tutte le informazioni sulle scadenze per iscrivervi. Io direi a questo punto di lasciare la parola a Mattia, che farà da moderatore nel caso ci siano delle domande, o sulla chat se siete timidi, oppure anche live a parole, altrimenti poi vediamo come procedere. Grazie a tutti i relatori, quindi è arrivato il momento di raccogliere le vostre domande, come accennato dal professore, volentieri sia in audio, se magari è la domanda complessa e quindi preferite, o anche tramite chat di Zoom, siamo a disposizione. Sì, mentre non so se mentre aspettiamo, Mattia, vuoi che faccio alcune... Prego, professore.
Abbiamo parlato, ovviamente il tempo è quello che è, quindi abbiamo soltanto toccato alcuni temi che vengono trattati nel master. Diciamo che le tecnologie innovative adesso consentono veramente di raccogliere dei dati a delle velocità. Marco Piragnolo non ne ha parlato, ma ad esempio nel parco abbiamo anche una rete di sensori climatici, quindi temperatura, umidità, eccetera, per valutare l'indice di comfort per chi visita il parco, nel senso che magari una persona anziana in un determinato momento, un determinato giorno, pensiamo ad agosto, potrebbe, diciamo, non essere proprio il momento migliore per andare a visitare il parco, in un certo punto del parco, magari sì sotto l'ombra di un albero, ma non in piena luce, quindi sa subito dove andare in una determinata ora. E c'è una domanda, vai. Prego. Mattia, fai pure da moderatore. Il richiedente può andare pure in audio. Oppure se preferisce può anche scrivere. Ok, mi sentite? Ecco. Prego, ora sì. Ho provato ad attivare la videocamera, però non ci sto riuscendo. No, ecco, ora sì, forse mi vedete. Allora, salve, io mi chiamo Fabio Casule, sono un funzionario della Protezione Civile Regione Sardegna. Sono, credo, ormai abbastanza formato sui GIS, ho già preso una laurea in scienze forestali e ho un master in GIS alla Sapienza. Quindi diciamo che GIS li conosco, ci lavoro quasi da 15 anni. Mi ha incuriosito il vostro master, perché di data mining, machine learning e di analisi statistica sui dati, diciamo che li affrontiamo quasi quotidianamente, ma soprattutto perché ci troviamo in una condizione in cui noi acquisiamo veramente tanti dati dai territori. Lo facciamo nella pianificazione del rischio antincendio, nei piani multirischio, che sono sia collegati a questioni di tipo sanitario che anche questioni di tipo ambientale e via discorrendo. Quindi mi interessava capire se questo master per me può rappresentare una evoluzione nella conoscenza dei GIS per avere anche ulteriori strumenti collegati appunto all'attività professionale. Quindi mi riferisco soprattutto a quello che ha detto la professoressa Catalan sulle analisi statistiche dei dati raccolti, perché georiferire va bene acquisire i dati, però poi quei dati vanno saputi interpretare. Quindi mi incuriosisce molto il vostro master e desidererei iscrivermi. Prima di lasciare rispondere alla Dolores, hai detto che lavori sui dati di incendi? Sì, allora noi costruiamo annualmente il piano di antincendio boschivo, quindi elaboriamo le mappe di rischio, che sono la derivata appunto di pericolosità, vulnerabilità e suscettività, e ci danno appunto il rischio. Quel rischio però è un'elaborazione che viene fatta su scala territoriale, quindi pensare anche di poter utilizzare le mappe del rischio di scala territoriale su scala comunale, ecco, qualcuno ci prova ogni tanto, però anche il concetto di mappa e di scala, ecco, sono dei concetti importanti sull'elaborazione di questi dati. Ad esempio, a me mi verrebbe, dall'esempio degli elaborati che ha fatto la professoressa Catalan sull'analisi, ad esempio, delle feci dei cani, a me mi viene da poterlo applicare ad esempio sul fenomeno degli inneschi degli incendi, perché il rischio incendio in una data area non corrisponde agli inneschi, sono due mappe diverse che vanno elaborate in due modi e pensate in due modi diversi. Cosa posso dire? Sì, allora io ci sono delle parti di gestione del dato abbastanza spinte in questo master, non solo dal punto di vista geografico, ma ora mi vengono in mente anche dati temporali. C'è il professor Francesco Sera, che oggi non è qui presente, ma che gestisce tutta una parte anche sull'analisi di serie temporali.
con una parte di exposure assessment. Quindi, diciamo, sì, io ho fatto soltanto dei piccoli esempi, però se lei parla di rapporto tra mappe, per esempio, ci sono delle motivazioni particolari anche per tenere in considerazione appunto rapporti tra mappe. Oppure, che mi viene in mente, io qui non l'ho accennato, però dal punto di vista statistico non è importante solo mappare ciò che si osserva, ma è importante mappare anche l'incertezza di quello che si osserva. Quindi, soprattutto anche in riferimento a quello che ha detto, sì, vedere valutazione dei cluster, eccetera, mi viene in mente però anche fornire mappe di incertezza, che è quello che produciamo noi con le moderazioni statistiche e che non abbiamo senza effettuare le moderazioni statistiche dei dati. Sì, e se posso un'ulteriore domanda che mi serve però più che altro per capire le tecniche di data mining, perché appunto avete citato l'importanza dei satelliti, ho visto che nella presentazione del master citate la Google Engine, che insomma sembra essere uno strumento veramente sofisticato anche per poter estrarre dati. Quindi, sapendo anche la difficoltà che ognuno di noi con cui si scontra per reperire dati che possono essere poi anche certificati da una pubblica amministrazione, sarei curioso anche di capire appunto se ci sono delle tecniche particolari che insegnate sul rilevamento del dato e sulla, appunto sul data mining e la ricerca e l'acquisizione di dati da strumenti quali satelliti e nuove applicazioni, insomma. Qui vado io. Certo. Sì, adesso Google Earth Engine ha preso, diciamo, il mercato, perché considerando che ci sono tantissimi sensori in orbita, hanno normalizzato la disponibilità del dato, nel senso che con due click uno può avere accesso all'immagine satellitare in un determinato spazio temporale. Il grosso vantaggio che insegniamo è che si può anche aggregare, in termini tecnici si chiama map and reduce, praticamente si prende un arco temporale e si crea un'unica immagine con una statistica temporale unica. Ad esempio in ambito agricolo si vede, per vedere dove sono i campi, dove c'è un, diciamo, un colore, diciamo, delle immagini particolare, perché in ambito agricolo ovviamente tagliano il prodotto, quindi c'è a volte marrone, a volte verde, ma quindi se uno vuole sapere se effettivamente è un terreno agricolo oppure un terreno bruciato, cioè sempre magari c'è stato un incendio, andare a vedere quella finestra temporale com'era la situazione. Google Earth Engine consente di fare queste, ed è tutto, noi insegniamo a usarlo tramite l'interfaccia in JavaScript, quindi c'è una componente di programmazione importante e tra l'altro noi, come abbiamo anche un progetto europeo dove la Sardegna è sugli incendi, sugli eventi estremi, dove la Sardegna tra l'altro è anche coinvolta. Quindi stavo pensando che un eventuale lavoro in questo tema qua potrebbe sfruttare tutta la parte fatta dal gruppo della professoressa Catalan e avere veramente un valore aggiunto mettendo dentro dei dati che abbiamo a disposizione, o voi come protezione civile, ma anche dal progetto europeo. No, sul progetto europeo lavoriamo molto con Copernicus, è il dipartimento che ci mette a disposizione la piattaforma, quindi sono già degli applicativi a noi noti, ma quello che potrebbe essere un surplus sarebbe acquisire nuovi strumenti e nuove capacità, ecco. Sì, con Google Earth Engine voi, diciamo, avete a disposizione il dato uno step prima dei dati Copernicus, che sono già preelaborati, hanno già fatto delle elaborazioni, quindi voi potete decidere magari di applicare una cosa un po' più sofisticata, e noi insegniamo, quello che insegno al master di solito è come usare Google Earth Engine, ma poi anche prendere il dato sfruttando al massimo le potenzialità di Google Earth Engine e poi portarlo su un GIS, in modo tale da poter usare tutte e due le piattaforme. Mi fa piacere che lei abbia citato JavaScript, perché so anche programmare un po' con JavaScript. Allora, molto contento. È a cavallo. Non so se ci sono altre domande, perché non vorrei prendere io troppo spazio. Vi ringrazio per la disponibilità. Grazie a lei.
Vediamo se arriva qualche altra domanda. Volentieri siamo a disposizione. Io ne approfitto però per condividere anche un'ultima slide. Che è una slide. Un attimo solo. Eccola, di promemoria. Rispetto alla scadenza, già accennata prima dal professore, che riguarda la scadenza appunto delle preiscrizioni, prescrizioni che ricordiamo essere vincolanti per la successiva iscrizione. Il termine ultimo è quello del 7 ottobre 2022 alle ore 12.30. E la procedura è una procedura di preiscrizione, una procedura online. Si trova il link, si trova dettagliata questa procedura nell'avviso di selezione, a cui c'è il, lo trovate anche in rimando al sito dedicato al master, laddove vi siete iscritti anche a questo Open Day. Ne approfitto inoltre per segnalare che l'Open Day è stato registrato e verrà messo a disposizione sullo stesso sito già dalla giornata di domani a stretto giro, così come le slide. Per qualsiasi informazione trovate tutti i contatti, oltre a quelli segnalati verbalmente durante l'Open Day, anche sul sito. In più avete contatto formazione@toolsmart.it. Queste erano le ultime mie indicazioni. Non so se c'è qualche altra domanda. Siamo anche perfetti coi tempi. Siamo perfetti nel rispetto dei tempi, quindi se siete d'accordo rimaniamo a disposizione ovviamente per ulteriori approfondimenti. Ringrazio intanto tutti i relatori che hanno partecipato all'Open Day, ringrazio tutti voi per la partecipazione appunto e vi auguro intanto una buona giornata. Grazie mille ancora. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.